Salve cari amici, bentornati sul canale, benvenuti a questo breve video, perché sarà un video breve, per farvi vedere la piccola caccia che ho fatto oggi. Qualcosina riusciamo sempre a portare a casa. Mercatino oggi non ero presente perché annullato, causa maltempo, però siccome la malattia dei mercatini è imperversa su di me, sono andato a farmi un giro e qualcosina ho acchiappato. Adesso giriamo la telecamera e lo vediamo insieme. Vai! Allora, cominciamo questa breve caccia. Allora, guardate che bellezza. Ho trovato questa sveglietta, radio sveglia, calcolatrice della Casio. Ho fatto una breve ricerca del 1976. Al momento non è funzionante, però ho controllato e non ci dovrebbero essere problemi a farla ripartire. Non ho le batterie giuste, perché qui ci vanno le batterie qui, qui ci va una stilo, e qui ci vanno due batterie a bottone che non ho al momento di questa misura. Però è molto carina, si può alimentare anche a rete, a corrente. Tutta cromata, del 1976, quindi anche il mio anno di nascita, quindi questa è proprio bellina. Vedi, qui c'è la funzione, orologio, cronometro, fa anche da cronometro, tra le altre cose. Guarda che figata, eh? Casio CQ2. Prima acchiappa, poi acchiappato. Allora, questo orologio qui, brand Eloga, a carica manuale, vedete? Orologio nuovo, sempre il cartellino, di design degli anni 70, fighissimo, veramente figo, cassa in resina, guardate, è veramente figo questo orologio qui, piccolino, insomma, neanche tanto, perché da qui a qui è 46, quindi tanto piccolino non è, però bellino, dai. Eloga di design, ah, come le facevano belli l'orologio una volta, questo è proprio anni 70 spudorato. Ma andiamo avanti veloce, perché deve essere un video breve questo qui. Ho preso questo bel Philip Watch Caribbean al quarzo, misura direi da donna, perché è un 30, qui c'è ancora il bollino, non è rovinato, c'è ancora il bollino, misura 33 mm, bellino, è vero? Stile chiaramente Datejust, però quarzo svizzero ETA, Philip Watch Caribbean, bellino, dai, niente di che, l'ho stravisto, però corona originale, direi un orologino bellino, bellino. Andiamo avanti, ci abbiamo questo che è un Khedive, brand che io non ero a conoscenza della sua esistenza, sicuramente sparito, però un bellissimo quadrante, guardate che quadrante che c'è, blu, cassa in acciaio, in acciaio, monta, siccome l'ho aperto, un ETA 2788 a carica automatica, cassa chiaramente a cuscino, anni 70, day date, bello, però questo, a parte la marca che non la conosce nessuno, nemmeno io, però è bellino, dai, bello l'orologio, guarda che quadrante che c'è, guarda che blu, che tono di blu, automatic, Khedive, non ho avuto un altro di Khedive, anche se non conosco questo brand, comunque ne ho già avuto un altro e era sullo stile di questo. Quindi ho visto che, devo dire che sono molto 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 carini. Guarda che quadrante. Bello. Khedive, con l'ETA. Poi abbiamo acchiappato questo Tissot. Va bene, ho già avuto anche questo un altro. Quadrante un po' rovinato. Qui c'è già pronto il muschio per il presepe. Qui il movimento dovrebbe essere, non mi ricordo. L'ho guardato ma non mi ricordo. Comunque, vabbè, carica manuale. Guardate, è brutto, eh? È brutto brutto. Sono quasi dell'idea che qui ci starebbe bene una ristampa. Perché siamo al limite. Colore originale. Mi hanno detto che è stato revisionato. Quindi deduco che, siccome chi me l'ha venduto è una persona seria, se me l'ha detto vuol dire che è vero.
E anche lui aveva questo dubbio sul quadrante, se rifarlo fare o no. Io dico che qui siamo al limite, eh? Abbiamo le sfere originali, tutto originale. Sto quadrante qui poi veramente è brutto, brutto. Questo punto qui è veramente brutto. Guardate qua. È muffa questa, eh? Questa è proprio muffa. Non lo so, valuterò, ma sono dell'idea che questo qui lo farò ristampare. Ti so avviso detto. Questo viene un bello orologino quando è sistemato e stampato. Dai, non è brutto. 34 mm. Non lo so, ma mi sa che questo qui. Caro Tissot, mi sa che ti cambi connotati, eh? Ci mettiamo una faccia nuova, perché così è un po' improponibile. Guardate qua. Proprio, io non ho mai visto un quadrante ammuffito così, però. Che muffa. Brutto, cioè brutto. Bello l'orologio, ma brutto, brutte le condizioni. Vabbè, d'altronde. La regola, se spendi poco, godi poco. Allora, poi ho acchiappato questo bello slava, russo, chiaramente, cassa in acciaio, dovrebbe essere in acciaio sicuramente, movimento automatico, particolare, orologio abbastanza raro, non è che ne ho visti tanti di questi slava qui. Orologio degli anni 80, credo, con questi indici così, stile Breguet, molto stile Breguet, però. Carino, carino, ce n'ho già avuto un altro anche di questi, eh? Ho già avuto anche un altro di questi qui, un po' di tempo fa, e l'ho venduto. E, vabbè, cassa a cuscino, bello orologino, chi gli piacciono questi generi di orologi, russi. Diciamo non è il solito Vostok già visto, stravisto e ritrito, eh? Che poi ci sono anche quelli, perché ho preso anche due Vostok, di cui vi faccio vedere. Allora, il primo è un comandischi dei paracadutisti, come potete vedere, quadrante brown, bello, quadrante brown, condizioni direi più che buone, carica manuale e corona di carica a ore 2, questi sono un pochino più rari, ecco la corona di carica a ore 2 sono un pochettino più rari rispetto ai soliti, però devo dire che questo quadrante color, come lo chiamiamo? Caffè Soleil, sì, dai. Maroncino, ci sta bene. Mi piace, mi piace, mi piace. Eccolo qua. Ma siccome non ero contento, ne ho preso un altro. Nella versione più classica, nella versione dovrebbe essere anfibia, questa cassa anfibia. Sempre dei Parà, anche questo a carica manuale. Eccolo qui. Partito, questi quando vanno vanno sempre, è difficile che non vadano. Questo è un pochettino il vetro messo peggio dell'altro. La cassa, questa è cassa anfibia, dovrebbe essere, sì, credo di sì, io non sono molto esperto di russi, ma credo di sì. Diciamo che sono due orologi che si somigliano parecchio, eh? Cambia però, qui abbiamo la cassa diversa e la corona a ore 2. Quindi sono due referenze chiaramente diverse, però col quadrante con la stessa tonalità. Eh sì, comandischi in cassa anfibia, comandischi in cassa, boh, comandischi. Eccoli qua. Poi, inaspettato colpo dell'ultimo momento. Un bello zenittino DeFi al quarzo, in discrete condizioni, funzionante, corona originale, fondello bracciale originale anche ampio, solo che qui è andata via chiaramente un po' l'applaccatura in oro che c'era. Infatti qui conviene levarla tutta, perché così fa pesare, cioè si leva tutta e rimane il bracciale in acciaio, che però è originale, come potete vedere, e fondello qui con tutte le caratteristiche, un DeFi non dei più belli, ma comunque è sempre uno Zenith DeFi. Al quarzo, misura, allora questo secondo me è una misura un po' che va bene per lui e per lei, cioè più per lei, ma anche per un lui che non c'ha un polso come il mio, ovvero è un 34 mm, però bracciale, guardate, ampio, mi va a me e mi sta anche comodo, quindi è un 34 mm, 33 e mezzo, sembra quasi 34, però una volta sistemato è bellino, eh? Cioè, è proprio un orologio di qui, il bracciale chiaramente è vissuto, ragazzi, è un orologio che ha qualche anno, però, trattasi sempre di uno Zenith DeFi
al quarzo, l'acciaio è così, è abbastanza vissuto, però dai. Quindi ricapitoliamo. Zenith Defy abbiamo acchiappato, poi abbiamo acchiappato questo Vostok, andiamoli qua, poi abbiamo acchiappato quest'altro Vostok, poi abbiamo acchiappato questo Slava, poi abbiamo acchiappato il Tissot con la borraccina per farci il prossimo presepe per il prossimo Natale che verrà, poi abbiamo un Philip Porch Caribbean Lady, questo è Lady. Non si sta a girare intorno, 33 mm è per me è Lady, a quarzo, però buone condizioni. Questo bell'orologio di design della Eloga, carica manuale, guardate che carino, questo è veramente carino, mettiamolo qui. Poi abbiamo il Khedive con l'ETA 2688 quadrante blu meraviglioso, e poi la chicca, questa bellissima calcolatrice Casio CK2, che mi sono riproposto di far funzionare, e infatti dopo sarà sulla mia scrivania insieme a lei, che infatti ho rifatto funzionare. Eccola qui, questa bella sveglia della Seiko che si era fermata, poi è ripartita. Ora non so come mai, e ogni tanto fa le bizze. Vabbè, comunque va, andava anche la sveglia, andava, solo che va quando una voglia, però chiaramente va bene, no, ora una voglia, insomma, vabbè, comunque l'orologio va, due belle sveglie vintage, eccole qua, questa è la caccia di oggi. Adesso usiamo la telecamera che ci salutiamo. Cari amici, siamo arrivati anche alla fine di questo video riguardante la caccia al mercatino di oggi, nel quale non ero presente come espositore ma come passeggiatore cliente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orologi, più abbiamo acchiappato anche la sveglina. Adesso diamo un'occhiata a tutti con calma, abbiamo una settimana di tempo per controllarli tutti e poi vediamo che farne, cioè che farne lo so già, ma insomma vediamo un attimino che devono essere tutti in buona forma. Perfetta no, perché sono orologi vintage usati, ma buona forma. E niente, vi invito a lasciare un like se questo breve video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale perché ho notato che una buona fetta guarda i miei video e non è iscritto. Ma che vi costa? Ma quando avete pigiato il click, che vi costa? Iscrivetevi. Su, fate bravi. Se ci divertiamo di più. Niente, per il momento vi saluto, ma ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao a tutti.